I tribunali sono un diritto vostro innanzitutto, perché questo non è il nostro posto di lavoro, noi non stiamo difendendo una fabbrica, perché i nostri posti di lavoro sono i nostri studi. Valle Peligna e Marsica mobilitate per la salvaguardia dei tribunali per dare forza alla richiesta di una proroga della chiusura dei palazzi di giustizia fino al settembre 2024, oggetto di vari emendamenti dei parlamentari abruzzesi dopo la trasferta congiunta nella capitale dei sindaci di Avezzano sul Mona Vasto e Lanciano, dove i gruppi politici hanno assicurato sostegno alla causa per ottenere la proroga e per costruire una soluzione definitiva. Se il governo non interviene nelle prossime settimane, i nostri tribunali, le nostre procure e gli uffici giudiziari cosiddetti accorpanti di L'Aquila e di Chieti dovrebbero destinare del tutto illogicamente e irrazionalmente delle risorse per procedere agli accorpamenti, per procedere all'individuazione di ulteriori uffici, palazzi giudiziari, e questo determinerebbe la totale inefficienza e il blocco dell'attività giudiziaria. Uno scenario, è un orizzonte del tutto assurdo, quindi io a gran voce chiedo che il governo rinsavisca e torni indietro sui suoi passi. La soppressione di importanti presidi di legalità provocherebbe danni gravi al sistema economico e sociale delle aree interne. L'obiettivo è ottenere la tanto attesa e desiderata revisione della geografia giudiziaria che tenga conto delle esigenze dei territori. È una battaglia comune in Abruzzo. Sì, è una battaglia comune, ha visto insieme quattro sindaci, quattro comunità. Dietro ai quattro sindaci ci sono i numerosissimi sindaci dei piccoli comuni di questi territori, 400.000 abitanti di territorio abruzzese, quasi un terzo, tutto l'Abruzzo meridionale. Resterebbe sguarnito di un presidio di legalità. Questo ci ha consentito di unire le nostre forze, quindi senza campanilismi, per una battaglia unica. Chiedere con forza. E lotteremo fino a quando lo avremo, riusciremo ad averlo, la salvaguardia del nostro tribunale. Per il momento ci serve la proroga, quindi i sindaci uniti hanno gridato: salveremo il tribunale di Avezzano. Su questa linea oggi inizia la battaglia e la lotta che continueremo per tutti i mesi di giugno e di luglio, fin quando non sarà l'emendamento, diventerà legge e sarà fatta la proroga, accolta la proroga della. Per 2 anni del tribunale di Avezzano, Sulmona, Lanciano e Bassi. Oggi la novità, dopo l'azione che hanno svolto i sindaci nei giorni scorsi e insieme ai presidenti dei COA, dei quattro tribunali, è l'unione di intenti politica che si è manifestata da parte di tutti i gruppi politici, appunto, che hanno incontrato i sindaci con gli altri rappresentanti. Questa è la novità del momento. È una battaglia che deve vedere uniti tutti i cittadini in primis, e la politica oggi sembra che abbia capito, grazie appunto all'intercessione della richiesta d'aiuto che è provenuta dai sindaci.